Ragazzi, siete pronti per sperimentare insieme? In occasione della Giornata Mondiale della Terra abbiamo deciso di fare tantissimi esperimenti. E allora iniziamo! Pronti? Partenza, scienza! Io sono Molly. Io sono Battaglia. Io sono Marino. E questa è Scienza Divertente! Oh, ciao ragazzi! Siete pronti a sperimentare? Sì! E iniziamo! Che cosa ci serve? Primo materiale del giorno, che è quello che ci serve. Allora, una bottiglietta, in questo caso noi l'abbiamo di plastica, va bene quella del latte, quella dell'acqua, qualsiasi. L'importante è che abbiano un tappo e che siano fatti di un materiale bucabile, quindi non è perché dopo dobbiamo andare a fare dei buchini, quindi un materiale che si possa bucare, non il vetro, che è un po' difficile. Poi ci serve una... Se no si rompe tutto, dillo anche tu. Se no si rompe tutto. Poi ci serve una bacinella. Noi abbiamo proprio quella degli scienziati di Scienza Divertente. Poi ci serve un aghetto, qualcosa che per andare a bucare poi la bottiglia. E poi ci serve, come al solito, la nostra esperta. Adesso ve la sciogliere perché già sappiamo che faremo dei danni. E soprattutto una bella brocca piena d'acqua. Noi ce l'abbiamo colorata già, abbiamo colorata prima di rosso. Ti vuoi fare un bagno? No. Ah, ok, pensavo. Io vado a calcio. Tu vai a calcio? Ora torna però, eh. Allora, che cosa andiamo a fare? Come prima cosa, Pazzerelli, vieni qui. Prendiamo la bottiglietta. Fermo, che stai facendo? Lascia il tappo. Lascia il tappo. A voi verrà tutto facilissimo perché non sta accanto a voi, Pazzerelli. Per me è super difficile fare questi esperimenti. Allora, prendiamo l'ago e andiamo a fare dei forellini sulla bottiglia. Più o meno a questa altezza. No, sul tappo no. Da questa parte qui della bottiglia fate un paio di fori, anche 3 o 4, distanziati tra di loro, uno più in alto, uno più in basso, comunque metteteli in colonna, diciamo. Andiamo a fare dei buchini. Noi ne facciamo 2, Ecco qua, abbiamo fatto uno qui e uno qui. Mettete via l'ago, questo qui fatevi sempre aiutare da un adulto a farlo perché con l'ago vi potete far male. Adesso aprite la bottiglia e andiamo a mettere l'acqua dentro la bottiglia, quindi sarà signorina, è un po' pesantina, so. Attenzione, ok. Pazzerelli, tieni la bottiglia, aspetta un secondo, devo verificare il posizionamento dei bottini. Ok, tieni la bottiglia così, tienila un po' più su. Perfetto. Guardiamo che succede quando andiamo a mettere l'acqua nella bottiglia. Riempiamola bene, Sta cadendo l'acqua? Fammi vedere da dove? Da dove? Oh, è proprio quello che volevo. Che succede però? La prima cosa che andiamo a fare, se io attappo la bottiglia, che succederà? Cadrà sempre l'acqua secondo voi? Eh sì, immaginavo. Attenzione, avete visto? Prova un po' ad aprirla, smemorina. Chiudete! Avete chiuso? Sì. Chiudete! Che cosa succede? Aspetta. Cerchiamo di capire. Quando lasciamo l'acqua sottoposta alla tua forza tramite l'incoronamento dell'acqua, quindi la pressione dell'acqua, vediamo che sul basso infatti il getto è più forte perché
la pressione è maggiore, in quanto appunto schiaccia verso il basso, mentre il buchino che sta sopra ha un getto più leggero, esatto. Infatti vedete come fa blu, fa blu, fa blu e cade. Questo qui invece va lontanissimo perché è molto più forte. Se noi invece andiamo ad attrappare la bottiglia, che succede? L'acqua non cade più perché qui entra in ballo un'altra forza. Bravissimo! La forza atmosferica. L'atmosfera è tutta intorno a noi, ok? Quindi può spingere, può agire sulla nostra acqua dentro la bottiglietta sia da questo lato che da questo lato, se andiamo a togliere il tappo però. Perché togliendo il tappo, oltre a subire la forza e la pressione dell'acqua, si somma appunto la pressione dell'atmosfera e quindi cade l'acqua da questi buchini. Andando a tappare la bottiglia, oddio, aiuto, non l'ho tappata bene, la pressione atmosferica in questo caso agisce da questo lato perché qui l'abbiamo attappata e c'è solo quella dell'acqua, la pressione dell'acqua. Avete capito? Sì. Ma secondo voi, se io schiaccio la bottiglia, l'acqua esce? Vediamo. Attenzione! Sì, forse ho spinto un po' troppo. E in questo caso, secondo voi, di chi è la colpa? Mia o di un panino al salame? Tua. È proprio mia, perché sto applicando la mia forza. Quindi sto mettendo la mia forza, faccio aumentare anche la pressione dell'acqua, che si va a concentrare ancora di più lungo i buchini della bottiglia, facendo cadere questi zampilli. Guarda. Ok. Ti ho fatto uno scherzetto? Stavolta me ne sono. Vado. No, Pazzirelli, torna! Oh, anche per oggi abbiamo fatto un esperimento super pazzerelloso. Pazzirelli, vieni a salutare i nostri scienziati da casa? Ma come no? Perché? Per caso hai paura dell'acqua che non ti sei fatto una bella doccia alla vascelle? Vieni che salutiamo tutti i bimbi. Dai, Pazzirelli. Noi ci vediamo la prossima volta e ricordatevi... Pronti! La partenza... Scienza! Una bottiglietta d'acqua, una bottiglietta di plastica, distanziati tra di loro. Che numero è? Allora, quella che getto sotto è l'atmosfera. Guarda.